Allora, ragazzi, come avete visto dal titolo, conviene continuare ad avere oppure acquistare una Reflex nel 2020? Perché mi sono fatto questa domanda? A oggi, 15 marzo 2020, io sono in procinto di passare al mondo video. Quindi, avendo una full frame e anche una DX, ma quella ormai la tengo e non la vendo più, mentre la Nikon D750, che in questo momento sta registrando il video col Sigma 35 mm, che è spettacolare, ma che purtroppo non sono progettati o pensati per il mondo video. Per passare al mondo video, quindi, come potete vedere, per fare i video su YouTube, in effetti, serve un'attrezzatura per fare video. Io prima facevo solo ed esclusivamente fotografia, quindi il ragionamento che voglio fare con voi è proprio questo. Secondo me, chi fotografa e basta ancora può avere una reflex, oppure se ce l'ha non deve spendere soldi per acquistare altro. Se invece ha una reflex come me, come dicevo a oggi 15 marzo 2020, e vuole passare al punto a mondo video, deve necessariamente comprare una mirrorless. Secondo me, quello che dirò ovviamente in questo video è un mio punto di vista personale. Nei commenti ditemi quello che pensate voi, perché sono sinceramente interessato, così anche da darmi consigli. Io diciamo che un'idea su quale mirrorless acquistare me la sono già fatta. Ah, se vedete una sorta di panning dietro, poi ci ritorneremo alla fine del video. Come vi dicevo, e allora, perché mi sono fatto questa domanda io? Per passare al mondo video, cari miei, dobbiamo passare a mirrorless, secondo me. È chiaro che la più gettonata è Sony. Sony perché ha un autofocus veramente spettacolare nei video. Addirittura la 6600, che è a PSC, ha il rilevamento dell'occhio continuo. È un qualcosa di spettacolare. Cioè, io ora non avrei il problema di mettermi a fuoco. In realtà ora ho messo la messa a fuoco fissa in manuale ad un solo punto, ma se mi sposto, come potete vedere, vado fuori fuoco e sono fermo. Cioè, immaginiamo se stavo camminando oppure stavo facendo altro, qualcosa in azione. Ho visto dei video dove in mezzo agli alberi riesce a mettere a fuoco, spettacolare. Quindi, al di là di quale modello preciso, secondo me si deve passare a mirrorless. Il ragionamento che volevo fare con voi è anche questo qui. Se io ho già un'attrezzatura reflex, mi conviene acquistare una mirrorless? Secondo me, se fai solo il fotografo, non ti conviene. Se fai solo il fotografo, secondo me non conviene. A parte che i prezzi ora scenderanno, ma soprattutto anche perché il mondo degli obiettivi, anche quelli delle reflex, ormai le case ne costruiscono sempre di meno e soprattutto gli obiettivi ne costruiscono sempre di più per le mirrorless e sempre di meno per le reflex, come hai notato. Anche le case più, diciamo, meno conosciute, a parte che cominciano a fare bellissimi obiettivi come Samyang, eccetera, cominciano a farle, alcuni modelli li fanno solo per le mirrorless. Quindi andremo in un mondo dove ci sarà sempre più attrezzatura progettata e pensata per la mirrorless e sempre di meno per la reflex. Quindi, come dicevo, andando alle conclusioni, io venderò la mia amatissima Nikon D750 e anche il mio Sigma 35 mm. A proposito, se ti interessa, scrivimi nei commenti. Proprio per passare al mondo delle mirrorless. Come dicevo, non perché sia meglio della reflex o peggio, perché è uno strumento. In base a quello che devi fare, ti serve lo strumento adeguato. Per me che voglio fare video, ormai ho deciso e quindi comprerò una mirrorless. Ma se sei un fotografo, non farti prendere dalle mode. Volevo farvi notare un punto a favore della mirrorless, soprattutto di quelle a PSC, perché quelle full frame con gli obiettivi grandi, diciamo che a livello di peso e di ingombro sono simili alle reflex. Quindi, se le comprate per questo motivo, io non sono d'accordo su questo. Mentre sulle dimensioni dell'APS-C, e allora sì.
Ho visto delle APS-C veramente piccole, con degli zoom piccolissimi, sono quasi tascabili. Quindi questo è un grosso punto a favore della mirrorless. E allora, volendo andare alle conclusioni, riguardo allo sfondo col panning, vi dico, chiedetemi come sto facendo e vi farò un video apposta. Ho modificato la mia sedia da scrivania proprio per fare questa sorta di panning. E soprattutto ditemi se vi piace, così magari continuerò a farli. Quindi, mi piace, iscriviti e ci vediamo all'altro video.